Salve ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di Dragon Ball Xenoverse. Allora, ci ho pensato parecchio in realtà per quanto riguarda i miei attributi e sono arrivato a una conclusione. Credo di prendere quest'ultimi soltanto, almeno per il momento, diciamo, sull'aura massima, cioè scusatemi, sugli attacchi base massimo per fare un bel po' di danni. Quindi utilizzeremo ben 9 punti su attacco per fare un po' di danni. Ho scoperto che comunque dovrei avere ancora 7 abilità che ho sbloccato normalmente, quindi dovrei avere la Kamehameha almeno e altre cose del genere. Quindi per esempio l'attacco supremo andrò a utilizzare lampo finale, va bene, mentre qui più che altro l'attacco speciale, scusatemi, la Kamehameha, perfetto. Quindi RTA mi darà la Kamehameha e cose del genere. La mossa disvelata non ce l'ho, quindi non credo sia troppo importante. Comunque possiamo sempre prendere carica potente che non c'avevo, che adesso invece ho, quindi adesso posso caricare. La prossima che dobbiamo battere è la preparati all'attacco dei Saiyan. Ok, quindi è quando in realtà tipo stanno per arrivare i Saiyan, Vegeta e Nappa sulla terra. E quindi noi dobbiamo in qualche maniera difenderci dall'attacco. Quindi tutti si allenano sulla parte del supremo, anche se in realtà poi utilità ne hanno zero. Ma va bene, non è importante. Guarda, io sono un figo e vabbè, c'ho le cose belle, cose del genere. Abbiamo un sacco di HP o sbaglio? Vedete ragazzi, possiamo ricaricarci con la carica potente, che è anche meglio della carica di prima perché è molto più forte. Quindi conviene. Vediamo di caricarci, ragazzi. Guardate qua che figa. Oh, che bello recuperare la roba dalla vecchia cosa, ragazzi. E la Kamehameha anche. Boom! Ma ne faccio un altro, Yanka. Oh, ma che bella, ragazzi. Ovviamente poi sbloccheremo altre cose, ragazzi. Non preoccupatevi. Per ora, ovviamente, non possiamo trasferirci in Super Saiyan e cose del genere. Quelle dobbiamo sbloccare per forza noi normalmente. Tenzing di merda, vattene a cagare. E dovrei avere in realtà anche lampo finale, ragazzi, sapete? Quindi se riesco a beccare Tenzing adesso, che sta giù in realtà, è caduto moltissimo, gli posso fare pure il lampo finale se riesco a fare tutte le HP, guardate. Lampo finale. Boom! Che in realtà ho missato. No, sono riuscito a beccarlo, di poco, ma ce l'ho fatta. E ora vabbè, ci muore normalmente perché è un po' idiota. Ciao ciao Tenzing. Ho qualcosa di speciale? Oh ragazzi, guardate, c'è un tipo dello spazio-tempo. Possiamo sempre combattere perché tanto non è difficile. Ci dà pure roba in più, quindi perché non lo facciamo? Ovvio che ti affrontiamo. Guardate che bella quella cosa, mi piace un sacco quel costume. Quante capiccia? Ah, ma questo tipo qualcuno già che ha fatto un botto di livelli. Infatti tipo vedete, gli hanno abbassato un sacco la cosa perché sarà a livello altissimo sarà. Vediamo che livello era quello, ragazzi. Ora sono curioso. Che livello era? 26! C'è già gente a livello 26, ragazzi? Ovviamente ho usato la Kamehameha contro di me. Aia! Merdaccia! Madonna, quanto mi leva! Quante capiccia? No, vabbè, ma sei serio? Ok, credo che ho fatto una pessima scelta ad affrontare questi qua, ragazzi. Livello 26 sono immensamente potenti, fidatevi. Guarda quanto mi leva con un solo colpo! Però in qualche maniera sto cercando di resistere ai suoi attacchi, quindi almeno quello. Oh! Porca merda, ragazzi. Ok, forse è meglio rifarla. Beh, ragazzi, sono trovato proprio qui. Ovviamente non andrò ad affrontare quei tipi, anche se non li vedo. Meno male, meglio non vederli, ragazzi, sinceramente. Quindi vediamo di tipo di passare verso il prossimo coso. Siamo riusciti in qualche maniera comunque a tornare proprio qui. Maledizione, non combatterò mai più contro la gente che è un tantino più expata di me, sinceramente. Gohan bambino? Beh, giusto perché loro stavano andando da un'altra parte, stavano andando. Bene, Gohan, pigliati sta Kamehameha in faccia, proprio. Oh, qualcuno arriva, ragazzi. Chi sarà mai? Ah, piccolo. Beh, che cosa vuoi, piccolo? Lascia piccolo Gohan a pigliare mazzate, come è giusto che sia, perché se le merita. Tanto è morto. Mi dispiace, piccolo. Vieni qua. Voglio provare a fare il lampo finale in faccia, sinceramente. Secondo me conviene. Ok, morto, ragazzi. Perfetto. Oh, la parte suprema adesso. Vediamo, vediamo. C'è anche Goku? Oh, ciao, Goku. E torna in vita piccolo anche. Va bene, ci può stare. Boom! No, non riesco. Troppo lontano. Devo buttarla prima, ragazzi, la Kamehameha, se no non funziona. Tipo così come ho fatto adesso, solo che ho sbagliato. Maledizione, non riesco a usarla. Devo imparare a utilizzare queste mosse. Ok, così va bene. E lo dovrei aver ucciso. Ok, morto. Mi sta facendo la Kamehameha, l'ha buttato via altro Goku. GG. Mi fa un male tremendo. Quanto diamine leva quel Goku? Boom! Bella combo, nice combo. Chi ce l'ha con me? Ma sei un pezzo di merda, Goku! Quanto mi ha levato quella mossa! Ma sei serio? Merda, mi ha shottato! È un pezzo di merda quel Goku! Infatti mi sta salvando, grande Gohan, grande! Niente, ragazzi, S qua se lo scordiamo completamente, è troppo difficile.
Fa troppo male quel Goku, a prescindere. Capi perché sei un pezzo di merda, sei. Devo aumentarmi il vigore, ragazzi, perché voglio farmi un sacco di cose che scappo. Pezzo di merda. Equipaggiamento recuperato. Ah, diamine, spero qualche equipaggiamento di Goku. S, oh, l'abbiamo preso comunque S, grande. Era proprio difficile questa da fare. Uapiti demoniaci, Gohan bambino. E G di Goku, Eremita da Tatuga. Ma già ce l'ho, mi sa, questa roba. E il raggio di luce. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto quindi quest'altra missione anche con molta difficoltà, anche, devo essere sincero. Un po' se ce l'avevamo già quell'equipaggiamento, perché io ricordo di averlo. Infatti, sì, ce l'ho, ragazzi, già i guanti. Ne ho infatti due, probabilmente, però, dettagli. Però abbiamo tipo cosa di Gohan, demoniaco, vabbè, insomma, non mi interessa molto come cosa. Ok, quindi andiamo a combattere ancora contro altre missioni parallele. Vediamo un po' la prossima che ci indica. E Sangue Saiyan. Ah, sconfiggi piccolo Goku e poi chi altro dobbiamo fare? Devo battere... credo qualcuno, non lo so, però devo tenere Radish, mi sa che ho Radish con me. Questa volta voglio giocare con Gohan, speriamo di riuscire a giocarlo molto bene, anche perché ha poche HP, è vero, però ha una forza micidiale. Quindi Gohan, cerca di essere tanto figo, perché sei Sangue Saiyan, tu sei Sangue Saiyan, ricordatelo. Quindi devi riuscire a buttarlo giù. Vieni qua, guarda, guarda, che bel combo che fa però Gohan. Vediamo di pestarlo. Oh. Grande Gohan. Vai Gohan! Boom! Mancato, maledizione. Goku di merda, devi farti beccare da tuo figlio però. Ok, piccolo è già morto. In realtà è Goku il vero problema in questa missione. È il vero problema in tutto, ragazzi, è troppo potente. Mi sa che l'hanno un po' potenziato troppo. Vieni qua, piccolo Goku. Ok, quasi morto, ragazzi. Manca davvero pochissimo. Niente, ok, quasi morto, ragazzi, devo ucciderlo io. Vieni qua, pezzo di merda, vieni qua, fatti beccare da me. Vabbè, non l'ho ucciso io, ma l'abbiamo comunque ucciso. Ok, parte suprema adesso. Chi c'è? Ancora, Gohan. Uè. Ovviamente è molto meno tankoso. Molto meno. Se la mettono ad attaccarlo al posto mio, maledizione, lo stanno... Aia, aia. Cos'è? Io ti volevo pure difendere. Oddio, difendere un cavolo. Volevo soltanto picchiarti a sangue, però... Va bene, aia. E ora provo a fargli la mossa speciale a sto stronzo. Così impara. Oh, prenditela in faccia questa. Bella, bella. Ce l'abbiamo fatta stavolta. Ok, ciao Gohan. Andato, ragazzi, fatto? No, Goku si rialza. Goku, devi stare a terra. Non devi alzarti di nuovo. Maledizione. Mi ha fatto una Kamehameha in faccia. Pezzo di merda. Dai che è quasi morto, dai quasi morto. Vieni qua, Goku di merda. Vai. Manca pochissimo. Vieni qua. Fatti pestare. Fatti pestare. Ok, fatto, fatto. Fatto. Grandissimo Gohan. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo quanto abbiamo preso. S, grande. Qualcosa di speciale? Mi sa che oggetti ne abbiamo preso quasi niente. Cappello sulla del drago di Gohan. È quinto come particolarità, quindi potrebbe essere rarità più che altro. Quindi ci può stare, va bene. Ragazzi, direi che per questa puntata potrebbe essere anche tutto. Quindi noi ci vediamo presto a un nuovissimo video. Vi ringrazio ancora per essere stati con me anche per questa nuova puntata delle nostre battaglie parallele. Ditemi qui sotto nei commenti se volete vedere o no anche la storia. Dovreste tutto. Ciao ciao e al prossimo video.